Tu hai infranto un attimo fa una, come posso dire, una prassi, non si dice mai qualcosa di sgradevole rispetto a un personaggio che noi stiamo raccontando in politica. E la vostra cattiveria di cineasti è dove di tutto. No, allora, perché dove ho infranto? Hai detto Sanzione che è cattivo. No, è la teoria confronti di questa persona, si può evitare. Il risultato è tu che hai invitato, ti tu. A me capiva la sua cattiva, era un molto indicativo. No, era un... Tanto per impedire la differenza tra Ferrero e Toro, un attimo, non so vero che è la verità. Tutto a Barba con Ferrero, tutti i romanzi dei grandi rivoluzionari sudamericani, Sergio Canario, Cerone, Ferrero, tutti che a Barba. Allora Sergio Canario allora era l'anno quando ho conosciuto. E un giorno, in un momento così di euforia, mi sfottò, a base della giornata dei romani. Gianna K, anzi no, Foschi, Foschi era il soprannome mio, ma adesso che è triste, se qua, vuoi c'è il chiaro in cedere, Gianna Foschi. E mi è rimasto sopra a Foschi. Sono da Barba, se non riesco un genio o uno stronzo. Io guardate, ho tutta la crescita così, ben vivo, non so. Allora Barba identifica anche... Ti consiglio un attimo di essere buono. Io chiamo Laura Pisani e stiamo per collegarti con New York, dove ci aspetta Andrea Leone, che all'epoca, 40 anni fa, non è ancora nato e che ora è erede di tutta la fortuna cinematografica di Sergio Leone, che ha visto con molta abbondanza. Anche la fortuna... Allora, ti applaudiamo, perché nel nome di tuo padre stiamo facendo questo festival. Dove sei tu? A New York. Stai preparando l'acquisto di qualche produzione americana che distribuirà l'anno prossimo in Italia? Sì, Senti, stiamo parlando con uno degli aiuti di tuo padre, Giancarlo Santi, che è qua a mio fianco. Con tutta l'ironia e il sarcasmo di tutti coloro che hanno lavorato con tuo padre, da De Nicolli a De Benardi, ieri c'erano loro, adesso fra poco ti collegheremo con Furio Scarpelli, con Vincenzoni. Tu hai conosci tutto questo mondo per i racconti o anche per l'esperienza ora tua personale? Beh, un po' nel senso che Giancarlo sicuramente lo conosciamo, insomma, non ci conosciamo ancora perché è per tutt'altro. Abbiamo detto che festeggiamo i 40 anni del buon brutto cattivo e tu ne rimarrai. Ecco, tu hai un'opinione personale sul buon brutto e cattivo, qualcosa che poi hai sentito, ti ha detto papà, una folgorazione su questo film? Beh, insomma, gli aneddoti che si sono raccontati, che non hanno raccontato, non ti ha detto che sicuramente si appreggiavano a raccontare, sono spettacolari. Tu l'hai scritto del ponte e scrive tutte le volte. E con tutto il mondo la mamma mia. Senti, è Santi che vuole salutare un attimo. Andrea, buonasera. Come stai? Bene, bene. Io volevo dare un consiglio, perché devo proporre ai nostri politici di mettere nella legge un cinema un norma protezionistica. Almeno tu produci almeno un film all'anno. Tu ti chiami Andrea Leone, passa il nome tuo, e fa piovere i denari da l'altro. Tu pensi come per dare dopo un caro, no? A Federici Greci. Tu non sei. Se tu invece avessi Leone Andrea e Leone Giancarlo, facevi il produttore con Sergio Rosario, ma prima Signore mi ha vinto e passa con il nome. Sono io che controllo. Vabbè, tu lo sai che questi sono dei guastatori, sono dei guastatori questi del vecchio cinema. Andrea, ti ringrazio perché ci mancava la voce della famiglia in questi anni. Il fatto che tu sia collegato a noi da New York questa serata ti riempie di grande gioia e ti ringraziamo. Un abbraccio grandissimo Danny, spero che l'anno prossimo riusciamo a cambiare un po' l'aria per poter essere presenti, perché ci vedremo. Grazie a te. Ciao, Andrea. Beh, come avete visto hanno molto da raccontare.